Le oliviculture del Mezzogiorno, stato dell'arte e prospettive è stato il titolo di un importante convegno promosso dall'Università di Bari e Unacoma sul momento che sta vivendo l'olivicoltura del Sud. Ricordiamo che la Puglia è il primo produttore italiano di olio d'oliva. La filiera dell'olio è il tema dominante dell'edizione 2011 di AgroElevante, con tecnologie, divulgazione scientifica ed innovazione, area mercato e valore ambientale degli oliveti. Tutto questo in un periodo non particolarmente felice per il settore, con all'orizzonte altre nubi dopo la presentazione della prima bozza della nuova PAC, politica agricola comune, da parte dell'Unione Europea, che vede l'Italia perdere il 6% delle risorse a lei destinate negli anni scorsi, a fronte di una concorrenza sempre più agguerrita. Ai microfoni di Foglie TV, José Manuel Lacarte di Agromillora Iberia analizza la situazione attuale e le possibili soluzioni per salvaguardare il reddito dei produttori. Con José Manuel Lacarte, direttore commerciale di Agromillora Iberia, in occasione del convegno sulla olivicoltura di qualità e l'innovazione. Per innovare in olivicoltura, di cosa c'è bisogno secondo lei? Abbiamo bisogno di meccanizzare, no? E proprio questa mattina ho letto nel giornale che si riducono i contributi per l'olivicoltura in tutta l'Europa, no? E così solo c'è una via: meccanizzare e ridurre i costi, no? E quello che di nuovo stiamo spiegando in questa fiera, no? In effetti abbiamo avuto proprio questa mattina questa brutta notizia per l'Italia, che una delle principali colture viene ridotta il budget a disposizione. Quindi, come soluzione, una delle soluzioni quasi inevitabili è quella della meccanizzazione del lavoro, insomma. Sì, penso di tutta l'agricoltura, no? Ma è proprio della olivicoltura, perché sennò i prezzi è difficile che vanno a salire, no? Il prezzo dell'olio, perché si sa che tu non possono salire i prezzi dell'olio e aspettare che la consumazione anche va a salire, no? C'è ancora una bella crescita per il mercato dell'olio, perché in questo momento solo il 3,5% del totale delle sostanze grasse consumate nel mondo. Questo vuole dire che è un prodotto che ha ancora una bella via a trascorrere, no? Ma per questo abbiamo bisogno di avere un prezzo giusto, no? E questo non si può fare con la olivicoltura tradizionale, no? Questo è un sistema adatto già nell'olivicoltura mondiale, che si conosce, che in questo momento non si va a discutere. Forse ancora ci sono limitazioni come le varietà, che questo forse è stato la grande limitazione in Italia. Queste varietà adatte in questo sistema sono quattro varietà, tre varietà sono spagnole e una varietà è greca, ma nei prossimi anni, frutto della ricerca di tanti paesi, arriveranno nuove varietà e anche nuove varietà italiane. Questo vuole dire che avrà la possibilità di fare l'olio che tu vuoi, no? Un olio più piccante come la coratina, un olio più dolce come l'arbechina, per il gusto, mi sembra che si dice, di ogni consumatore, no? Ecco, la Spagna è la prima produttrice di olio, voi siete un'azienda spagnola, l'Italia è la seconda produttrice, la Puglia è la prima produttrice come regione in Italia. Le differenze che ancora ci sono fra la vostra realtà, diciamo, spagnola e quella che voi comunque vivete parecchio, essendo comunque parecchio radicati in Italia con i vostri sistemi e le vostre idee? Forse la Spagna è iniziato lì questo sistema e si conosce di più, no? E le nuove aziende, le grandi aziende non pensano in altro sistema diverso a questo, no? Forse qui in Puglia ancora ci sono dubbi, no? Ma alla fine si vanno via i contributi, se il prezzo dell'olio non va a salire, i pensieri degli olivicoltori spagnoli e degli olivicoltori pugliesi va a essere lo stesso: come migliorare? Se non riducono costi, purtroppo vanno via, no? Ma si assomigliano tantissimo le due realtà, no? Gli spagnoli pensano che cosa fanno gli italiani pensano che cosa fanno gli spagnoli, ma il problema forse non sta qui, neanche in Spagna. Il problema sono i nuovi paesi, no? Che abbiamo bisogno di vedere fuori dell'Europa, vedere che cosa sta succedendo negli Stati Uniti, in California, dove si mettono tanti impianti, in Cile,
anche nel nord dell'Africa, che penso che è una realtà che sarà molto molto importante nei prossimi anni. Tunisia non ferma di fare questi impianti, Marocco, dove il governo vuole arrivare a circa 1 milione di ettari, attenzione, che cambia tutta l'olivicoltura a livello mondiale, no? Ecco, quindi aumenta tantissimo la concorrenza a livello mondiale, e quindi questa PAC, questa politica agricola comune europea, che è in via di definizione al momento, che idee, insomma, cosa ne pensa, che idee le sta dando? Penso che ora si hanno fatto le prime linee guida, mi penso che si chiamano, no? Ma abbiamo di pensare che non ci sono soldi in Europa, arrivano nuovi paesi che anche vengono a prendere soldi dei contributi, no? Non vanno a lasciare i soldi. Abbiamo bisogno di pensare a fare un'olivicoltura che ha una rendibilità ma senza contributi, perché pensare che si vanno a mantenere per i secoli dei secoli i contributi non è vero, si vanno a ridurre. E attenzione che se ora stanno in una situazione difficile, gli olivicoltori si ridiscono o vanno a disapparire i contributi, il futuro dell'olivicoltura solo ha una via, meccanizzazione, non c'è altra. Si può parlare della bellezza del paesaggio, si può parlare di romanzi romantici, si dicono, ma con questo purtroppo non si mangia, no? È successo lo stesso con la mandorla, è successo con tanti coltivazioni, no? Ma penso che anche questo sistema sta succedendo in Spagna, un sistema che fa un aiuto grande, perché le vecchie varietà che non sono facili a gestire, a meccanizzare, seguono a coltivare, no? Perché tu puoi ridurre con questo sistema i costi delle aziende e dopo puoi cercare la tipicità, che è importante, con le vecchie varietà che possono fare questa tipicità e questa differenza nel mercato, no? Ma uno senza l'altro è difficile, no? E questo è un sistema che non va non viene a cambiare l'olivicoltura tradizionale, viene a fare un aiuto, no? Ed è un sistema praticamente obbligatorio, visto purtroppo il discorso dei prezzi, che vanno sempre a ribasso, si mantengono comunque su una linea bassa, insomma, non ci sono altre soluzioni, mi sembra di... Io penso che no, a me tante volte sento valutare l'olio, mi penso che questo non lo abbiamo bisogno di dimenticare, no? Perché le persone hanno bisogno di capire ancora che l'olio buono è l'olio che è buono per la salute, è l'olio extravergine, questo che tante volte non vanno a capire i consumatori, no? Quindi anche, scusami, l'importanza che con il patrimonio dell'UNESCO che è stata data alla dieta mediterranea, in cui l'olio è una componente fondamentale, quindi anche questo tipo di promozione. Però insomma, forse non basta. No, credo è una promozione bellissima, ma non possiamo pensare che tutto l'olio che si va a vendere a un costo di 12 euro. Questa è una nicchia di mercato molto piccola, ma i mercati che stanno crescendo sono mercati che neanche hanno una bella... i consumatori non hanno tanti soldi, no? Pensate che sta crescendo in Cina e anche in India, e anche negli Stati Uniti, dove gli ultimi 10 anni è cresciuto un 400% la consumazione. Ma tu non puoi parlare a un consumatore che è abituato agli oli di semi a passare a un olio di oliva che anche ha un costo di 12-13 euro, no? Ma questa è la realtà, no? La realtà non è questa nicchia di mercato di 12 euro, no? Possiamo salire i prezzi, ma non tanto.